Guardi, qui quello che do è di Gesù che fa bene a dire ama il prossimo tuo, esagera quando dice anche il tuo nemico, eccetera. Dopo hanno fatto la prova che serve anche quello, sforzarsi di amare sempre più, dopo 10 anni, dice ho fatto di tutto e probabilmente è vero che vi voglio bene con tutto che è nemico mio, eccetera. Si può fare anche se fa dei grandi sforzi, solo per i santi però, per l'uomo comune dire che deve amare anche il nemico è impensabile, ecco. Non posso dire io di amare i fascisti, i nazisti, neanche i cattolici. Che hanno messo in prigione i propri compagni, eccetera, in Siberia, eccetera. Non possono essere amati, è impossibile. Va bene, condanno la dottrina, ma accetto l'uomo che con quella dottrina in un modo di vita che non è giusto, ecco, secondo me, no? E quindi, d'accordo, amare. Sì, reciprocamente, come dice Gesù, perdonare, questo anche, perdonare, sì. Io ho perdonato praticamente ai nazisti, con tutto quello che ho visto, cosa hanno fatto, eccetera, a un certo punto dico, sono stati mal guidati, hanno creduto a quel povero fesso che era Hitler, no? Eccetera. Austriaco tra le altre cose, ecco. E quindi nel mio libro la necropoli è la vita, il campo di concentramento che ho scritto io e che i tedeschi hanno detto per noi questo è un regalo e mi hanno dato il libro migliore uscito in Germania nel 2001, era la mia necropoli, in tedesco, si capisce, no? Perché il regalo? Perché condanna il nazismo, lo descrive in una maniera senza cercare di parlare di tutti i diversi tormenti, eccetera, no? Ma quello che lui ha vissuto, i treni della morte, il treno della morte, per esempio, che va dal campo di Dora, che era il campo dove Pau tedesco, non Pau, allora, von Braun tedesco, si custodiva i due, no? Da lì fino a Bergen-Belsen, che era il campo della morte dove morta Anna Frank, dove mandavano a morire tutti quelli che erano a letto morenti e che volevano liberare i letti per altri che sarebbero morti per fame, soprattutto fame. I tedeschi hanno detto, era contro il nazismo. Non lo uccidiamo perché noi non ci interessa di ucciderlo. Lo mettiamo nel campo e lui lavorerà da mattina a sera fino a che può stare in piedi. E col mangiare che gli daremo un pezzo di pane così alle 4 del pomeriggio e una minestra a brodaglia a mezzogiorno, l'uno e l'altro per 24 ore. Ecco. E quindi si può calcolare quanto tempo sarà in vita, no? Quando si ammalerà, o muore, se muore di diarrea, o muore di tisi, o muore di... E questo era l'uccisione del nemico, ecco. Mentre gli ebrei venivano innocenti perché ebrei, eccetera, gasati subito e seppelliti. Veramente venivano bruciati, ma non si potevano bruciare tutti, bisognerebbe tante stufe, no? Invece una stufa ardeva giorno e notte nei campi di concentramento, per esempio a Sturzo, Platzweiler, che era un campo di concentramento in Alsazia, quindi in Francia, per i francesi, ma era un pezzo della Germania per i tedeschi, no? Io ho incominciato io il mio campo di concentramento lì. E quindi, come
norma di vita, fare il bene se puoi, e se non puoi farlo, cerca di fare un po' di esame di coscienza e cambia pian piano. E aiutare il prossimo, d'accordo, questo Gesù voleva che sia la base dell'amore degli uomini tra di loro, no? Quindi non ci sono altre norme. Se hai fatto sgarrato, eccetera, cerca di migliorarti. Se puoi, cerca di farlo anche pubblicamente, cioè, non se puoi, se hai l'occasione, se hai il coraggio.